Non so se vi è mai capitato di dover affrontare un intervento chirurgico e di poter scegliere il momento in cui farlo. Opinione comune è mai durante il periodo estivo. In realtà questa cosa non è completamente vera, adesso vi spiego perché, ma soprattutto vi do dei piccoli consigli su come affrontare al meglio il post-operatorio durante un periodo estivo. Ovviamente sto parlando di un intervento chirurgico legato a problematiche importanti. Nel momento in cui vediamo che c'è una determinata patologia, è normale che la prima cosa che dobbiamo fare, indipendentemente da quale sia il momento dell'anno, dobbiamo eseguire l'intervento. Ma in realtà per tutti gli interventi che non sono essenziali e che sono procrastinabili, in realtà abbiamo l'opzione di scelta. A questo punto il dubbio è quando fare l'intervento chirurgico. Il luogo comune più classico è assolutamente non durante il periodo estivo. È vero, ma fino a un certo punto. Nel senso, il problema di base del periodo estivo è che fa caldo. Nel momento in cui fa caldo, ci sarà ovviamente un maggior afflusso di sangue, ci sarà un maggiore gonfiore nel post-operatorio e di conseguenza il comfort del paziente sarà sicuramente ridotto. È anche vero che oggi come oggi, ormai tutti quanti abbiamo un'aria condizionata a casa, basterebbe evitare le ore più calde della giornata, preferenzialmente andare in giro la mattina o la sera, e andare in giro non è un termine utilizzato a caso, nel senso, ovviamente nel post-operatorio maggiore sono le passeggiate che riusciamo a fare, che non devono mai essere molto intense, ma devono essere lunghe, in modo tale da riattivare la circolazione sia arteriosa, venosa e linfatica, in modo tale da ridurre più rapidamente possibile l'edema post-operatoria. L'altra problematica è legata al fatto che nel momento in cui noi abbiamo, ad esempio parliamo del volto, una cicatrice esterna, la cicatrice ha degli step che deve seguire nel momento, nel senso, viene fatta l'incisione, nell'inizio, nella fase iniziale questa incisione sarà molto rossa, un rosso vivo, che poi piano piano col passare dei mesi si spegne. La problematica è che il sole non può andare a colpire le nostre cicatrici, perché altrimenti rischiamo di avere una discromia della cute, cioè possiamo avere che la cicatrice assumerà una colorazione che sarà differente alla cute che gli sta intorno. E anche in questo caso, cosa importante è utilizzare una crema protettiva al 100%. Ovviamente io lo dico sempre ai miei pazienti, non esiste una crema protettiva al 100%, di conseguenza a questa sarà meglio associare o un cerotto che sia completamente coprente, oppure alle donne consiglio sempre un cappello fashion di quelli larghi, in modo tale che il sole non vada mai direttamente. Ovviamente questo non può prescindere dal considerare le problematiche del paziente, cioè se un paziente ha soltanto magari il periodo di agosto per prenderselo come ferie e quindi dedicarsi un po' a se stesso, è normale che invece sarà preferibile usare il periodo estivo rispetto a quello invernale. Al di là di quello che si dice, ogni momento per fare l'intervento è buono.